Bella a tutti ragazzi, bentornati. Bella. Bentornati finalmente con un nuovo episodio di Devil May Cry. Finalmente dopo, penso, millenni. Ma che ne so, ma penso un mese fa l'ultimo episodio. Comunque ragazzi, allora che è successo? Io ho dovuto rifarmi tutta la storia fino a qua. Perché? Perché prima registravamo con la telecamera merdosa a casa mia. Però siccome la scheda d'acquisizione adesso sta a casa di Alec, io mi sto pesando il culo e ho dovuto portare il gioco da qua. E ho dovuto rifare tutto. Insomma, stavamo al fatto che abbiamo incontrato il nostro papà. Cioè, noi abbiamo incontrato il nostro papà, ci ha dato la sua eredità demoniaca. Adesso dobbiamo andare, non presuppongo, lo so, a incontrare nostra madre, che ci darà appunto la corrispettiva arma. Intanto là c'è un'anima smarrita che purtroppo è sbloccabile solo dopo aver appunto ottenuto una skill. Qui uguale, stessa cosa. Come ho detto infatti nei precedenti video, cioè per completare al 100% tutto il gioco dovete per forza, e dico per forza, giocarlo almeno 2-3 volte, almeno, perché purtroppo è così. Cioè per esempio nei primi livelli ci sono ambientazioni accessibili solo tramite skills ottenute quando si va più avanti. Adesso non fa mai con lo scudo. È una merda, si sfonda. Comunque ragazzi, speriamo vi piaccia di più con la scheda d'acquisizione. Beh, sicuramente rende meglio. Si capirà di più. E soprattutto ho messo... Tanto si è buggato un pochino. Come vedete ho messo i sottotitoli. Qui stanno Dante e fratello che giocano. Si vanno a catafotte giù di sotto. Che si vanno a fare? Catafotte giù di sotto. Bene, si vanno a catafotte. Qua Montalbano regna, signori. Tanto a me questa è una cosa che mi ha molto pensato. Cioè, io aprirei la porta così. Cioè, si fomenta con poco. Quando entra a scuola, apro la porta in questo modo. Come vedete qua, questa porta è apribile solo dopo aver ottenuto l'arma della madre, che io ho, perché mi sono rifatto tutta la storia fino adesso e ho dovuto compiere la missione. Però non ve la sblocco senza spoilerarvi niente, perché giustamente questo è solo un tutorial per fare le prime missioni e poi il resto dovete farlo da soli se volete completare al 100% il gioco. Mortacci qua dei kit a messa a mano. Addirittura. Questo è accanimento contro le mani dei mostri. Double kill. Che ragazzi, oggi dovevamo registrare un episodio del live random, però hanno creato i server di Sony. Più che random, più uno scazzo, perché avevamo un telefono tipo una quick scoppata insieme. Sì. Oppure un gioco delle armi, insomma, una cosetta così che mi va. Che va male? Sa, chi mi vuole sfidare a quick, cioè non so, bravo, però. Sicuramente è più bravo di Franca sicuramente. Quindi sì, chi vuole sfidarmi, facciamo una sfida, così non voglio vincere niente, non voglio vantarmi, infatti ho detto che no, sono capace. Anche 101, il gioco delle armi, la della pietra, quello che ti pare. Comunque io o facciamo tipo, se qualcuno aderisce, io e Fracchia contro gli iscritti. Sai che figata? Se rompe sai chi aderisce? Ma sai chi aderisce? Se romperanno il culo male, però vabbè. Ma non aderirebbe nessuno. Ci si può provare. Intanto vi lasciamo a Flash, che ha le voci. Che arci. No, che arci, sto buono. Un attimo che vado a raccogliere il polmone, Fra non morì. Tanto ci ritroviamo di nuovo in questo scenario molto cata, come hai detto? Catafottuto. È molto catafottuto. E Franchi ha imparato un nuovo vocabolo. Un nuovo vocabolo? Vocabolo. Raga, cioè... Come sapete chi sta ai superiori? In questo mese. Anch'io da questo. In questo periodo. Ci sta, il periodo di occupazione, autogestione. Indovina un po' a scuola mia che fanno? Autogestione! Un cazzo! Con obbligo di frequenza! Non fanno niente proprio! Ma no, da noi forse fanno settimana dello studente
settimana dello studente pure noi. E poi occupazione. Però e perché il prossimo anno non sei una mai a Expo di Milano? No. Sì. Ci devi andare come classe. Beh, sì. Sì, ci devi andare per forza. Vabbè, non mi interessa. Ah, quindi, sì. No? Mamma mia. Stavo ai besotto. Raga, avete mai sentito del campo scuola gratis? No, il campo scuola gratis no. Lo faccio io questa. Perché gratis? Perché? Perché faccio alternanza scuola-lavoro. Ah, ma allora è uno stage, non è il campo scuola. No, è proprio un campo scuola. Vabbè, chi non sta ai superiori, chi non sta ai superiori un po' capisce. Questo è il bello del tecnico, perché per esempio a Rizzo, dove vado io, studio e basta. Oddio, stavo lì da sotto un'altra volta. Comunque a certe scuole già quando comincia ad occupare. Da mo'? Mamma mia. Tipo, non mi ricordo dove era il canto a cui vado, non ti credo. Sì, il canto è tipo una settimana, non lo so. Ma no, non è più, Dico. Tu madre! Stavo esplode male. Addirittura di più. No, ma è da tanto che non ho occupato, ma non so se... Vabbè, insomma, lasciamo perdere se... Vabbè, lasciamo perdere scuola. Comunque, sono di... questo è il periodo di occupazione, perché quindi si sta a casa, non si sta a casa. Lui? Io da me, manco la settimana dello studente, un altro po'. Comunque, ragazzi, questo giorno... Ma non so che mi sia, Infinity. Per me è una gran figata, Infinity. Cioè, raga, se potete vedere tutti i film che te pare, proprio... Bello. Ma a me non mi piace. Però cioè, non guarda il film, ma vado a vedere sul computer. Ma la comunità del televisore. Cioè il computer che esiste Chromecast. Ma tu, cioè, tu c'hai il Chromecast e non lo usi. Chromecast è infinito secondo te, pure su Chromecast. Lo so, caro. Dopo questi filmati interminabili. Intanto lui si è risvegliato dal coma, non c'ha avuto tipo... Sì, con 4-5 flebo attaccate. Solito dei soldi. No. Dopo andare quasi o no? C'è per il bronzo? Non c'è vedere a me, scusami. Ma hai sbagliato, ma mi toppi su io a vedere a me, no? Vabbè, insomma. Vabbè, tanto questo video sarà tipo 10 minuti. Ecco, 10 minuti o un quarto d'ora. Ma sì. Come volevo far vedere, no, fammi pure un quarto d'ora. Quello che volevo far vedere, come avete visto, io nei precedenti episodi avevo raccolto diversi chiavi di rame, no? Questi chiavi di rame ci sono servito ad aprire questa porta, che è tipo una missione secondaria. Questi tipi di porta, no, per questa porta. Insomma, questi tipi di porta. È una missione secondaria che permette di, insomma, di avere un punteggio più alto al fine della missione. Perché la lama lucidante si attiva quando è tipo ammasso talmente tanta gente che si carica, si casa. Ma come ci sciopero di mezzo? Che non so come ci sciopero di mezzo. No. Perché io ho letto così? Come è morto? È un crepa? Suera. Mamma mia. È stato molto difficile questa missione. Come vede, alla fine ci dà frammento di croce della salute, giusto? Sì, frammento di croce della salute. Raccogliendo 4 frammenti allunghiamo la nostra barra della vita. Intanto sta per finire il tuo, quindi è una regolata. Damo se una regolata, ma che arco la gay, cioè del tipo, non so se sa capire. Sì. Comunque fateci sapere se volete dei video su Euro Truck Simulator 2 con Simulator. Con Simulator, giochi per computer e Cassa Santa Paglia. Perché questo l'avevo già detto in un altro video, non mi andate a ripetere tutto, però. Però lo stai facendo. No, però quell'altro video non l'ha fatto perché il programma per registrare l'audio mi ha crashato. Cioè, raga, che si fa? Stavamo a registrare l'episodio del tuning auto. Si era venuta troppo bella la macchina con la trollata mia a fracchio. Stava venendo troppo bello, infatti era troppo bello, per si vedo che mi ha crashato il programma per registrare. Avevamo trovato magari un frutto per strada, cioè che è una cosa introvabile. Allora, non spoilerare nulla. Vabbè, insomma, è quello. Infatti ne abbiamo manco registrato. Non si sa manco chi si è ritrovato. Fatto sta che, insomma... Cioè, è crashato il programma della... Ha deciso di crashare, adesso che io parlo. Infatti il mio computer ultimamente sta dando un po' di problemi.
Infatti poi stavi parlando tutto male. Ti devo dire, io forse mercoledì. Ecco. Mercoledì mi gioco a schedina, se vinco. Che qualche schedina. La Champions. No, l'NBA. L'amico mio ha lisciato dei cavalli a 1500 euro. No. Sì, ti giuro. Se avvicini 1500 euro, che te fai? Ma calcola 1500 euro sono diviso due. Ok, cominciano a essere 750. Buttali via. Ma calcola, lui si era giocato 3 euro, quindi noi se ne giochiamo 6 al massimo. Ma però se giochiamo solo 5 squadre. E lui quanto ne ha giocato? Tipo. Ha lisciato più una? Sì, due squadre si è giocato. No, l'ha azzeccato una lisciata. Cioè, sì. Che poi era quella, cioè nel senso era tipo quella più ovvia, come se gioca Ascoli Juventus, tu che dici, c'è Juve, no? Invece non ha vinto Ascoli. Non c'è lì. Sì, sì. Ah, ecco tuo nonno. No, ho sbloccato la porta senza aver fatto prima questo, scusate ragazzi. Non dovevo farlo. Quella è la mamma. Oh, mamma mia. Ok, mo mezz'ora di filmato. Mezz'ora di caricamento. Ti voglio bene, Dante! Io no. Manco te conosco. Faccia pezzo. Oh, porta rispetto a me. Demoni di merda. Escono le tutte. Ah. Oh, Globo. Beh, ciao. Arrivederci. L'avevamo già visto con. No! Comunque questo è un altro salvataggio, quindi c'è la stessa storia. Quindi ora penso che quel poco tempo che ci rimane andremo a registrare un po' di Eurotrack Simulator 2 e niente. No, ma per culo. Ma aperto una. Quindi ragazzi, siamo aperti. Mamma mia, l'ho affettato come il salame. Siamo a 30 iscritti. Siamo a 30 iscritti. Mi mancano solo 20 alla sorpresina. Applausi a noi. E basta. Vabbè, mancano va. Solo 20 iscritti alla grandissima sorpresa. Detto questo, penso che il video possa chiudersi qui. Bella. No, aspetta, vediamo se è filmato. Vabbè, vediamo se è filmato. Questa mia madre che mi sta chiamando. Beh, rispondo. Silenzio. Sono le 7:05. Non lo so. Non a casa. Non mi dice, okay. Un'altra volta questa l'ho data. E certo, prima non l'avevamo ancora sbloccata. Dai. Dai. Dai, rompi il culo. Già. Vabbè, gli rompo un attimo il culo e poi gli faccio. Quindi abbiamo dedotto che Euro Truck Simulator va. Ah. Comunque è un gioco troppo bello. Chi non ce l'ha se lo deve scaricare, perché se no è brutto e cattivo. Se no è brutto e cattivo e è nero. Nero. Perché cos'è contro nero? Io sono nero dentro. È anche fuori. No. Ok, arrivato a 50 iscritti saprete perché ho detto questa cosa. Perché? Ma non sono nero fuori io. Vabbè, non ho niente contro i neri, però così. Se dice così. Vabbè, insomma, questo è David McRae, quarto, terzo, non mi ricordo che episodio stiamo. 240. No, manco, stiamo a pochissimi episodi perché... Siamo al quinto, però. Vabbè, detto questo, il video si può concludere qui, noi vi salutiamo e bello.